Ciao Andrea, come al solito ci sono le campane, ma tra poco possiamo parlare di queste nuove Carbon Rocket. Mi sembra che stiano durando da tantissimo. Buongiorno ragazzi, sono le 8 del mattino, qua non c'è neppure il coniglio. Oggi parleremo delle Oka Carbon Rocket. In effetti sto ancora aspettando che arrivi Andrea, spero che la cosa succeda abbastanza rapidamente. Ad ogni modo, dopo la recensione delle Oka Carbon X, che potete trovare qua sopra ma che vedete anche qua davanti, ci è stato chiesto di poter realizzare anche quella delle Carbon Rocket. Le Carbon Rocket sono state lanciate nel febbraio 2019 e sono state le prime scarpe Oka con piastre di carbonio. Come vedete dal profilo sono sicuramente molto più snelle rispetto a una scarpa Oka tradizionale, tra virgolette, e si caratterizzano per essere scarpe dal drop molto basso, in particolar modo hanno un drop 1. Senza entrare troppo nel dettaglio, cosa che faremo più avanti, capirete che queste scarpe non sono per tutti. Per chi fosse giunto sul canale soltanto oggi, sappiate che io e Andrea Soffiantini, due podisti amatori abbastanza evoluti, realizziamo recensioni di scarpe e negli ultimi 4 mesi ne abbiamo già fatte parecchie, con Cesare Picco, podista amatore che si occupa di psicologia della corsa e che scrive per la Repubblica dei Runner, abbiamo realizzato anche recensioni su come comportarsi dal punto di vista psicologico. Ci attestiamo su 3 recensioni a settimana, nel tempo libero cerco anche di realizzare recensioni di GPS e di alimentazione, vedremo se nelle prossime settimane riuscirò a pubblicarne qualcuna. Questa Carbon Rocket è sicuramente particolare, non a caso ho indossato la maglietta che ha consentito a Bannister nel 1954, tra l'altro a maggio, di ottenere per la prima volta un tempo sotto i 4 minuti al miglio. Questa scarpa vi potrà portare molto lontano, ma sicuramente saranno in pochi quelli che l'apprezzeranno fino in fondo. Ora lascio la parola alla scarpa, poi con Andrea correremo sul tapis roulant. Sappiamo che non è la stessa cosa, ma prossimamente torneremo in pista e cercheremo di effettuare un confronto anche con le più blasonate Carbon Rocket, le quali invece sono scarpe adatte al podista evoluto. Thrill, but I can feel the rage flowing through my body.
Andrea, cosa ne pensi delle Carbon Rocket di Oka? Diciamo che sono state secondo me un prototipo. Hanno provato a fare una scarpa con il carbonio nell'era del carbonio, poi sono state succedute dalle Carbon X. Direi una scarpa abbastanza, come si può dire, da pubblico ristretto. E infatti la prima domanda è: a chi sono adatte? Sono adatte a poche persone. Già io la userei solamente per gare dai 5-10 km, non di più. È una scarpa molto rigida, è una scarpa poco confortevole rispetto alle Carbon X o le Vapor. È una scarpa di quelle proprio secche che usi in gara, che vuoi sentire il terreno, che vuoi spingere forte, aggressive, diciamo. Sicuramente non le sento neanche così tanto che mi aiutano rispetto a una Carbon X o una Vapor. E come si sono comportate sul tapirulan? Sul tapirulan forse meglio di altre scarpe, perché comunque essendo un po' più dure, un po' più secche, riesci a governarle un po' meglio sul tapiro. Sì, tra l'altro nei prossimi giorni faremo proprio una recensione di quali scarpe utilizzare sul tapirulan. E ci hai già detto per quali distanze. Secondo te qualcuno le suggerisce anche per la mezza maratona, cosa ne pensi? Porca Eva, mezza maratona è davvero un azzardo. Ci sono sicuramente scarpe migliori, più confortevoli di questa per fare una mezza maratona. Io potrei, cioè nel senso, potrei anche consigliarla che gira 3,45 al chilometro, 3,30 al chilometro su una mezza. Il problema è che è davvero dura e da provare. È una scarpa che secondo me non ti riposa così tanto. E qual è invece la tua opinione sull'intersuola? L'intersuola è, rispetto a una Carbon X, una Vapor, è davvero dura e non è flessibile come le altre, perché davvero, cioè, la piastra in carbonio non si piega, però sembra molto più dura, più poco flessibile, poco ammortizzata. E a ritmi molto veloci? A ritmi molto veloci rimane la stessa sensazione, però vabbè, cioè nel senso, ci fai poco caso, comunque quando vai in gara devi spingere. Ci sono persone che prediligono una scarpa così. Io fino all'avvento di una Vapor avrei usato una scarpa così, avrei pagato per una scarpa così. Adesso mi rendo conto che una Vapor, comunque, che è una Carbon, che mettono la morbidezza più la reattività del carbonio, questa qua è sorpassata come scarpa. Quanto pensi che durino le Carbon Rocket? Se devo guardare la tua maglia, durano 200 km. Se devo guardare la suola, intersuola, secondo me durano anche loro sui 400-500 km. E a livello di calzate e numero cosa suggerisci? Calzate e numero, io direi stesso numero di tutte le altre scarpe, però contate che in quanto una 1 vera e propria è abbastanza fasciante, quindi ci sta dentro giusti, un po' di respiro davanti c'è, però la scarpa è bella fasciante, soprattutto sull'avampiede. Sì, usata sugli allenamenti forse anche mezzo numero in più varrebbe la pena, però non so se effettivamente questa scarpa possa essere utilizzata più di tanto. Infatti, però diciamo che a me in gara piace averla abbastanza stretta, quindi per quello che dico, stesso numero. Quali pensi siano i punti di forza e di debolezza di questa scarpa? Punto di debolezza, a parte la punta di debolezza, è che è troppo dura per me e quindi non la trovo confortevole. Punti di pregio è che è leggera e che comunque è una scarpa di quelle minimal che userei per fare le gare corte. Ci hanno chiesto come mai il drop è 1-0 e che impatto ha questo sulla corsa. Guarda, io fondamentalmente continuo a dirlo, a me il drop, io il drop non lo sento. Per assurdo è una scarpa da gara, quindi un drop zero mi va benissimo. E quali pensi che siano le scarpe più simili a queste Carbon Rocket? Bella domanda, io ho provato... Beh, le Adios potrebbero essere molto simili, anche se comunque un pochino più basse. Le Streak di Nike secondo me sono simili. E per assurdo sembra molto una Mizuno, che è molto duretta. Invece ci hanno chiesto quando testeremo i nuovi modelli di Oka del 2020. Quando arrivano. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo presto. Ciao. Eccoci tornati dall'allenamento, in conclusione due considerazioni finali.
In primo luogo, come ha detto Andrea, queste scarpe non sono per tutti, soprattutto perché dal punto di vista della rigidità intrinseca della scarpa, le Carbon Rocket hanno una stiffness superiore alla media. Per podisti pro questa scarpa vi consente di correre davvero molto velocemente. Per gli amatori invece, secondo me, già dopo 10 km la stanchezza del piede si fa sentire. Un aspetto che davvero non mi è molto piaciuto è la tomaia, che secondo me è davvero troppo sottile. Ovviamente è probabile che abbia preso un paio di scarpe troppo strette, e probabilmente nel mio caso serviva mezzo numero in più. Questa è una cosa tipica di tutte le scarpe da corsa. Ovviamente, come abbiamo spiegato nel video della durata delle scarpe, è importante sempre e comunque provarle, e se comprate scarpe via internet, assicuratevi di avere un provider che vi consenta di restituirle nel caso in cui la scarpa non vi vada bene. Detto ciò, sono contento che mi abbiate chiesto di correre con Andrea sul canale. Non lo faccio sempre, anche perché questo impone di rallentare il numero di recensioni. Ad ogni modo, grazie per aver visto tutta la recensione fino a qui. Se vi è piaciuta mettete like, se avete commenti sempre qua sotto, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, perché nella settimana prossima ci saranno ancora recensioni con scarpe con la piastra in fibra di carbonio. Per ora è tutto, vi lascio ad Andrea in slow motion che corre come al solito con una bellissima musichetta. Ciao, alla prossima!